Le sfide manageriali di cui parliamo oggi sostanzialmente sono sicuramente costruire delle organizzazioni che abbiano riescono a portare un vantaggio competitivo anche in termini di sostenibilità. Abbiamo sentito parlare di spostare l'orizzonte, di guardare più in là, sia il nostro presidente Isabella Covili che anche Salvemini ha parlato dell'importanza, no? di guardare più in là. E questo è reso ancora più difficile perché operiamo in un contesto che è volatile, in continuo cambiamento, lo definiscono VUCA, no? Come acronimo per questa tipologia di ambiente in cui operiamo. Però l'altra sfida è anche quella di, attraverso queste modalità, liberare energia, creatività e talento, sostanzialmente, delle persone, che è quella risorsa che può sprigionarsi e fare veramente la differenza. Può essere un boost per ogni organizzazione. In sostanza non stiamo dicendo altro che scommettere sulle persone si vince, e ce lo dicono anche i numeri che ci hanno fatto vedere, le statistiche. Ecco, quello che vogliamo fare qui oggi, attraverso le testimonianze dei colleghi che sono qui con noi, è proprio cercare di capire come si può creare quel giusto terreno per favorire i processi di cambiamento di questa cultura, di cambiamento organizzativo, anche con l'aiuto dell'introduzione delle tecnologie, nelle nuove tecnologie. Quindi inizierei. Dove siete? Ecco. Inizierei lasciando la parola al nostro collega Paolo Vasquez, che è direttore delle relazioni industriali globali di gruppo di Benetton, nonché vicepresidente della IDP Gruppo Triveneto, che è ancora una carica ancora più importante. Ovviamente non devo presentarvi l'azienda per cui opera, che è un'azienda che è un punto di riferimento nel settore del tessile, che opera in un contesto internazionale e che effettivamente per molti aspetti e non necessariamente legati alle persone no, è proprio aperto anche, ha fatto da apripista per in certi ambiti. Ecco, quello che mi interessa capire oggi è dal punto di vista invece delle persone, del people care, perché il tuo titolo in inglese ha il tuo titolo job profile ha la parola people care, che credo tra l'altro sia perfettamente in linea con quello che diceva Spaltro, no? Dobbiamo diventare i responsabili del benessere organizzativo. Che cosa ci puoi raccontare dell'esperienza in Benetton? Sì, innanzitutto desidero ringraziare dell'invito a partecipare a questo panel Paolo Iacci e a te Rossella per il coordinamento di questo gruppo. Io mi occupo della gestione di due grandi contratti, il tessile da una parte e il commercio, perché noi abbiamo ovviamente negozi dappertutto, ma per l'Italia da Palermo a Bolzano, quindi seguo queste due tipologie di contratto. E vorrei provare a dare un taglio pratico, concreto a questa testimonianza, raccontandovi un po' come siamo partiti e come stiamo arrivando, e se ci arriveremo, metto un punto interrogativo, allo smart working. Noi venivamo da un periodo così, un po' di scarsa vena, venivamo da un momento che la nostra gente era un po' giù di corda, parliamo del 2013, dove tra l'altro avevamo fatto un importante ridisegno organizzativo aziendale che si è poi sviluppato fino ad oggi e che aveva comportato delle operazioni di right sizing, lo dico in inglese che suona meglio. E quindi con il collega validissimo HR Director Giuseppe Cavattoni si pensava un po' come riportare entusiasmo e nuova linfa nella nostra gente e Beppe ha ideato un percorso molto importante e innovativo di formazione, perché se dobbiamo partire da un percorso, la formazione è il primo passo.
E quindi abbiamo pensato alla People Strategy proprio offrendo a tutti, ma proprio a tutti, dei percorsi. Abbiamo fatto un portfolio di formazione dove potevamo offrire a tutti i profili che erano in azienda un proprio percorso, quindi anche per motivarli e renderli di nuovo al centro del nostro progetto. E quindi siamo partiti da questa, e devo dire, colleghi della formazione sono stati molto bravi in questo, però è chiaro che tutto questo, solo la formazione, cosa a cui io credo molto, la formazione è fatta bene, anche perché nella mia esperienza professionale ho avuto la fortuna nei miei anni in Fiat Auto, di partecipare alla creazione dei progetti di formazione e all'assunzione delle prime 1000 persone dello stabilimento di Melfi Fiat Auto, che io ritengo ancora un fiore all'occhiello nazionale. E quindi quello non bastava, e allora abbiamo pensato cosa possiamo offrire alle nostre persone. Si parlava di welfare, anche perché in concomitanza a questi ragionamenti c'era in corso il rinnovo del contratto integrativo aziendale, dove fra i vari punti c'era anche quello delle richieste sul welfare aziendale assieme ad altri. E quindi ci piaceva l'idea di poter introdurre qualcosa di significativo, di concreto. E la nostra scelta è caduta su, ipoteticamente, se il contratto fosse andato in porto, sulla sanità integrativa, una polizza sanitaria integrativa aziendale. Quindi offrire a tutta la popolazione aziendale una cosa abbastanza concreta. Volevamo evitare interventi di tipo paternalistico che non rientrano nelle nostre corde, ma proprio qualcosa che avesse un impatto effettivo. Io dico, parlo sempre al plurale, perché appunto insieme a Giuseppe Cavattoni, a Gabriella Valentinotti, che è la nostra responsabile della formazione, Nadia Mattiuzzo del Compensation and Benefit, abbiamo lavorato tutti insieme nello sviluppo di questo percorso. E quindi abbiamo identificato nell'assistenza sanitaria integrativa quello che poteva essere il nostro benefit principale. Abbiamo fatto un'attenta mappatura di tutta la popolazione aziendale, classico età, sesso, territorialità, eccetera. E quindi abbiamo cercato di capire quale fosse la cosa veramente utile per loro. E allo stesso tempo io in parallelo muovevo i vari incontri per il rinnovo del contratto, e abbiamo con il sindacato condiviso un percorso e abbiamo formato una commissione tecnica paritetica che così, all'atere dell'accordo complessivo, ci permettesse di andare avanti sul tipo di percorso che avremmo intrapreso dal punto di vista del welfare, quali erano le strade. E questo è stato poi alla fine molto, molto utile. Dall'altra parte ci siamo mossi con l'ideazione, avevamo delle varie iniziative di welfare, ma erano un po' slegate fra di loro. Abbiamo un asilo bellissimo, abbiamo tante iniziative, però erano un po' scollegate. Quindi abbiamo deciso di, nell'ottica di avere magari poi l'assistenza sanitaria ed altre iniziative di formazione, anche dedicare un portale a tutti i dipendenti. E abbiamo costituito un portale molto, dove abbiamo anche investito, che si chiama Benetton per te, un portale dove ogni dipendente ha la sua password, il suo PIN, e anche da casa si può collegare per avere tantissimi servizi. Dalla prenotazione della visita medica alla richiesta di aiuto per i parenti anziani, perché abbiamo fatto un accordo con una società che si occupa anche di elder care. Poi dopo vari mesi di trattative abbiamo chiuso il contratto integrativo e l'assistenza sanitaria integrativa è diventata poi realtà, perché lo abbiamo incluso nell'ambito dell'accordo. Scusate, io ripasso gli appunti perché mi è stato anche utile di sera rivederli, perché mi ha fatto ripensare al percorso fatto. Quindi nel gennaio 2015 abbiamo sottoscritto l'accordo integrativo, dove appunto c'erano tra le altre cose anche tutta la parte dedicata al welfare. E con la commissione tecnica paritetica abbiamo fatto, cioè noi, nessuno era grande esperto di welfare, cioè non piace improvvisare. E allora abbiamo detto, bene, facciamo una cosa, andiamo tutti a scuola di welfare. Abbiamo colto l'occasione di un bando della Regione Veneto e sia il sindacato che i colleghi
dell'azienda, abbiamo frequentato un corso, fatto molto bene fra l'altro, proprio sul tema del welfare, che ci ha permesso di acquisire delle conoscenze e approfondire certi aspetti che magari nell'ambito delle trattative avevamo o sottovalutato o per mancanza di esperienza conosciuto, e quindi questo ci è servito molto anche per integrare il gruppo e creare uno spirito di squadra. È difficile a dirsi con le organizzazioni sindacali spirito di squadra, però l'obiettivo che ci ha sempre, fin dall'inizio ci siamo prefissi, era quello di creare qualcosa di bello, di valido, di sostanziale, di concreto per tutti i dipendenti del gruppo. E poi è partita la fase operativa, perché è stata una lotta contro il tempo, perché volevamo partire il 1° luglio, quindi abbiamo fatto più di 40 incontri con tutti i dipendenti in tutte le sedi dove ci siamo spesi davvero tutti molto, e adesso a luglio questa assistenza sanitaria integrativa possiamo dire che sta andando molto bene, perché è chiaro che in fase di trattativa il sindacato aveva sempre un po' di ritrosie, magari un po' di diffidenza nello scambio moneta servizio, però piano piano affinando e incontrandoci e parlando e relazionandoci abbiamo trovato, poi hanno capito anche che c'era la possibilità di offrire concretamente in termini di soldi rispetto a una elargizione di tipo monetario questo servizio. E dei dati che abbiamo da fine marzo, non solo tutti i dipendenti che hanno aderito, hanno poi iscritto anche i parenti. E quindi questo vuol dire che il passaparola ha funzionato, e questo gruppo assicurativo che ci ha assicurato ci ha detto: attenzione, state andando troppo bene, state recuperando troppo, siete una fase sperimentale, perché è una fase sperimentale di 3 anni, se continuate così dovrete cercarvi un'altra assicurazione. Quindi questo, se l'assicurazione dice questo, si vede che il risultato era positivo. E quindi diciamo onore il merito anche alle organizzazioni sindacali che sono state molto sensibili. E quindi tra partire dalla formazione e arrivare a questa fase di welfare, io ve la sto ovviamente sintetizzando tutto, siamo arrivati a questo welfare, che a una parte di welfare, che poi consolidando questo andremo avanti nella ricerca di cogliere le opportunità di smart working, che non sia solo flessibilità del lavoro. Noi per esempio abbiamo più di 50 orari diversi di lavoro, quindi quello già sarebbe un fatto superato, però è chiaro che lo smart working ha bisogno di cultura, di preparazione. Anche lì non si può improvvisare niente, perché immaginiamoci in un'azienda qualunque, dite al capo: guarda, il tuo collaboratore non lo vedi un giorno alla settimana, credo che rischia lo svenimento o una crisi di nervi. E poi è pericoloso per la nostra funzione, perché se si cambia l'organizzazione, se si comincia a parlare di persone che non vedi più in ufficio con delle persone che sono ancorate ai vecchi schemi, può essere anche l'alibi per chi poi non raggiunge gli obiettivi di dire: ecco, la funzione HR ha distrutto tutta l'organizzazione e io non riesco più, non ho più la gente a disposizione e quindi sono in difficoltà. Quindi bisogna giocarla bene. In questi mesi abbiamo visto aziende nazionali che sono leader in questo, nello smart working, anche se purtroppo ancora la legge non c'è, però è chiaro che molte aziende sono già molto avanti in tutti questi processi e che già fanno attività di smart working molto, molto pesante e molto, molto positivo. Quindi diciamo che il nostro obiettivo, anche nostro, è di andare avanti su questo tema, però con la cautela dovuta al fatto che dobbiamo conoscere come muoverci e dobbiamo creare, soprattutto è uno sforzo culturale che dovranno fare tutte le organizzazioni per fare questo salto e capire che la presenza fisica, cioè se si lavora per obiettivi, dove sei non ha importanza, tu alla fine devi portarmi l'obiettivo a casa, se non l'hai fatto. E poi sarebbe anche bello parlare di fiducia a prescindere, cioè anziché parlare di registro delle presenze, parliamo del registro delle assenze. Per me tu sei presente, sei in azienda, sei dove sei, io ho fiducia. È chiaro che tu, e deve essere un patto, io ti do la fiducia, tu devi darmi la responsabilità del tuo agire, perché poi alla fine dovrai dimostrarmi che hai fatto, che porterai a casa quei risultati per i quali sei valutato.
Noi addirittura stiamo prevedendo di fare un'autoassegnazione degli obiettivi e condividerli con il responsabile. Siamo già partiti in questi mesi con un grande percorso di management performance, che i miei colleghi hanno chiamato Performing Up, che davvero interesserà tutta l'azienda ed è molto innovativo. Io avrei finito, grazie. Grazie Paolo, perché ci hai fatto capire che tutto è un percorso, è un divenire, si arriva un po', come dire, che l'appetito viene mangiando, no? Quindi si affronta un tema alla volta e si arriva a questa idea di sviluppare lo smart working passando anche per tanti altri aspetti legati sempre al people care. Introduco adesso Domenico Favuzzi, che è presidente e amministratore delegato e direttore risorse umane di Xprivia. Quindi sono molto contenta di avere nella nostra tavola rotonda una persona che assomma in sé anche la visione dell'amministratore delegato, oltre che del collega. Xprivia è una realtà che opera in un contesto altamente innovativo nell'ambito anche delle information technology e non solo, in un contesto internazionale. E quello che mi piacerebbe approfondire con lei è innanzitutto sapere come vi state muovendo, quali sono, so che avete l'idea di partire con un progetto di smart working, quali sono i driver, quali sono gli obiettivi attesi, ma anche qual è in particolare l'impatto delle tecnologie, soprattutto in una realtà, un'organizzazione basata sulla conoscenza come Xprivia, in questo ambito. Grazie per l'invito e grazie per l'introduzione. Ovviamente grazie anche a tutta la direzione di IDP. Allora, spiego un attimo. Sono anche megalomane, però non è solo per megalomania che faccio presidente, amministratore delegato e direttore personale. È un'evoluzione in questo momento dell'azienda. L'azienda si sta strutturando in gruppo con varie società specializzate per mercato. C'è una fase di evoluzione molto rapida e all'interno di questa fase di evoluzione, per una serie di ragioni, ho anche preso ad interim ovviamente l'incarico di direttore personale. E, al di là della situazione in atto, di vari cambiamenti, però il fatto di prendere la direzione delle risorse umane è per l'enorme importanza che per un'azienda come Xprivia ha l'insieme, la conoscenza, le competenze, il sapere e il saper fare che veniva raccontato questa mattina. Per noi oltre il 50% del valore portato al mercato e la conoscenza che le nostre persone hanno, e l'altro 50% è dato dalle procedure, dalle strutture, dagli strumenti e dalla conoscenza che abbiamo stratificato come azienda negli ultimi anni. È un'azienda abbastanza giovane, cresciuta nata nel 2005 dalla fusione di altre due realtà, una del nord di Milano e l'altra, quella da cui io provengo, della provincia di Bari, e che poi è cresciuta dal 2005 in avanti anche per acquisizione di strutture, di aziende medio-piccole, di varia natura. Negli ultimi anni abbiamo anche avviato un percorso di internazionalizzazione, per cui circa il 10% del nostro fatturato, del nostro numero di persone, viene dall'estero. Attualmente siamo più o meno 1.800 persone, per cui circa 200 operano sui mercati esteri. Siamo un'azienda che si occupa di tecnologia nei diversi settori, dal mondo della sanità, al mondo delle banche, al mondo delle grandi organizzazioni pubbliche e private. Operiamo anche nel settore della telecomunicazione e ovviamente una parte importante dei nostri servizi verso i nostri clienti è anche la capacità di connettere tutte le realtà all'interno dell'organizzazione nostra cliente con i propri clienti, e quindi essere non soltanto utilizzatori ma anche attuatori un po' di quello che più volte stamattina è stato raccontato come digital transformation. Per cui l'impatto che queste tecnologie hanno per la nostra azienda ovviamente
A è fondamentale per la nostra capacità di stare sul mercato, quindi di offrire questo innanzitutto ai nostri clienti. Poi, come buon calzolaio che insomma va con le scarpe rotte, all'interno facciamo un po' più fatica per dedicarci alle nostre persone, alle nostre tecnologie, però stiamo fortemente recuperando. Vi dicevo prima che in realtà, mentre per la maggior parte delle aziende parlare dello smart working, parlare della mobilità del lavoro, del luogo, dell'orario, può interessare una parte sempre crescente, ma in qualche modo comunque nella stragrande maggioranza minoritaria, per noi, per un'azienda come Esprivia, l'impatto è quasi al 100%, no? Quindi grandissima opportunità e anche ovviamente un grandissimo rischio laddove si commettessero degli errori in un percorso che noi abbiamo iniziato da poco, quasi un anno e mezzo, ma prevediamo tre fasi. La prima è quella del welfare, che abbiamo realizzato nella prima versione alla fine dello scorso anno. Quest'anno stiamo parlando di smart working e pensiamo di poter partire prima dell'estate, almeno la fase sperimentale, e poi dovremo arrivare al nostro primo accordo integrativo di gruppo, che è per noi un risultato anche importante, perché alla fine del 2015 abbiamo emesso un nuovo piano industriale estremamente sfidante per il nostro gruppo e vogliamo che l'accordo integrativo sia la parte del piano industriale che consente poi a tutta la popolazione che sta all'interno della nostra azienda di essere allineata negli obiettivi professionali e economici rispetto ai contenuti del piano industriale. Per cui è un percorso che stiamo facendo dal welfare allo smart working all'accordo integrativo in una fase molto delicata per il settore dell'information technology, perché tra gli altri settori che sono entrati in crisi ormai da diversi anni, purtroppo in questo momento l'information technology è ancora sostanzialmente un settore in crisi, nonostante all'estremo una perenne skill shortage e quindi una perenne incremento delle attività, delle opportunità di lavoro. Ma la realtà è che, almeno in Italia, queste opportunità di lavoro aumentano in quantità, ma stanno fortemente diminuendo, subendo una forte pressione dal punto di vista dei ricavi, dei margini, e in qualche modo danno luogo a un settore che è in forte pressione da diversi anni. Allora, essere un'azienda che ha tutta la propria attività e una grande parte della propria attività è basata sulla competenza e non delle persone, quindi il vantaggio competitivo è dato dalle persone che collaborano con noi. Vivere anni di trasformazione, di cambiamenti tecnologici, di paradigmi, di innovazioni che ovviamente impegnano tutte le persone della nostra struttura ad un apprendimento continuo, e la grande opportunità, il grande problema del nostro settore è che da 3 a 5 anni noi cambiamo quasi completamente il paradigma tecnologico o la tipologia dei problemi a cui applichiamo le nostre tecnologie e le nostre competenze, e quindi questo è un forte stress di cambiamento che coinvolge tutti quanti. Vivere questa esperienza all'interno di un periodo di grosse pressioni dal punto di vista dei ricavi e dei margini ovviamente ci ha messo in una situazione in cui abbiamo molto discusso con noi stessi. Allora, lo smart working nasce proprio come risposta a un riavvio, ad un voler ricominciare, innanzitutto attraverso il piano industriale che abbiamo proiettato a fine 2020, perché ci consentisse anche di superare. Abbiamo iniziato a sviluppare nel 2014, pubblicato nel 2015, ma l'abbiamo proiettato nel 2020 perché volevamo superare quelle che erano le limitazioni del periodo di crisi che stavamo vivendo. Questo da un punto di vista, però dall'altro punto di vista avevamo, come dicevo prima, bisogno fortemente di allineare le nostre persone agli obiettivi del piano e allo stesso tempo trasformarle in qualche modo in testimonial delle competenze, delle tecnologie, delle modalità nuove di lavorare che oggi la tecnologia consente, ma non soltanto in termini tecnologici di collaborazione, ma di trasformazione dei modelli di business, che è quello che anche nel nostro settore stiamo vivendo.
perché mentre alcuni anni fa, insomma fino a 5-6 anni fa, la maggior parte dell'attività veniva fatta molto spesso a time material, molto spesso presso la sede del cliente, e quindi insomma viviamo anche non una cultura aziendale importante. Beh, questo negli ultimi 5, 6, 7 anni, grazie anche alla crisi, è cambiato notevolmente, perché oggi non più del 30-40% delle nostre persone lavorano presso il cliente, più del 60% lavora all'interno delle nostre fabbriche, all'interno dei nostri luoghi, e però poi deve erogare servizi progettuali a valore sempre più complicato, o servizi di gestione che vanno dal normale orario di lavoro, ma che spesso coprono in mille modalità di reperibilità, di interventi on-site o da remoto, perché facciamo la gestione delle applicazioni o dei sistemi dei nostri clienti a livello nazionale e anche a livello internazionale. Quindi per noi lo smart working non è soltanto un insieme di tecnologie, è un percorso di empowerment di tutte le nostre persone, ma anche di trasformazione del nostro modo di concepire il business e di portarlo al mercato. Ecco perché, in maniera completamente allineata con quello che veniva raccontato stamattina e quello che diciamo ci sentiamo oggi di dover testimoniare qua, è che lo smart work è un modo nuovo di immaginare il fare impresa. Cioè non è soltanto cambiare l'orario di lavoro, cambiare il luogo di lavoro, cambiare le tecnologie attraverso il quale tutta i professional workers, ma anche tanti altri all'interno delle organizzazioni, possono oggi erogare la propria prestazione. Cambia il modo stesso di essere di un'impresa, di aggregarsi e di proiettarsi nel futuro. Noi di questi siamo veramente convinti, per cui è un percorso che stiamo iniziando ovviamente dalle basi, anche con molti timori, perché ripeto, per noi lo smart work si applicherà a tutte le nostre persone e dobbiamo avere la possibilità di fare dei passi avanti, non dobbiamo avere paura di sbagliare, ma dobbiamo avere anche la possibilità di tornare indietro. Però siamo sempre più convinti del fatto che lo smart working sarà un modo completamente nuovo anche di gestire. Ovviamente, qual è l'altra faccia dello smart working? Portare una gestione dell'impresa a tutti i livelli attraverso la valutazione delle performance delle singole persone, delle singole strutture organizzative, ma anche del modo in cui le strutture organizzative si mettono in relazione fra di loro. Questo cambierà soprattutto il livello manageriale intermedio delle nostre organizzazioni, e quindi dovranno essere le nostre persone, i nostri manager intermedi, a reinterpretare in maniera completamente nuova la propria attività. Però noi ci aspettiamo una interazione tra la capacità dei singoli, la loro proiezione professionale e economica nel futuro e questo nuovo modo di fare management, che potrebbe consentire, noi ci speriamo che lo consenta a un'azienda come Esprivia, quella di innescare la marcia di un cambiamento ripetuto, continuo, di paradigmi tecnologici, di capacità di elaborare, di modelli di business, che purtroppo è richiesto oggi nel nostro settore, nel nostro mercato. Se noi parlavamo prima di stamattina di organigrammi e di organizzazioni, e noi abbiamo un organigramma e un'organizzazione, ma sperimentiamo ogni giorno la limitazione di quell'organigramma rispetto al modo in cui il lavoro viene svolto tutti i giorni, in collaborazioni con i nostri principali competitor, con i nostri clienti, facciamo ricerca e sviluppo con i clienti, e lavoriamo con i nostri partner tecnologici, che poi domani mattina sono dei competitor o che stanno già facendo iniziative con competitor. Cioè viviamo un sistema e di grande dinamicità, di cui lo smart work diventa il modo per poterlo gestire. Ora, la cosa semplice, banale, sarà quello di farlo capire a tutte le persone che stanno all'interno della nostra azienda. Non so quanto sarà semplice e banale, ma insomma è la sfida che dobbiamo portare a casa. Grazie. 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 Mi
mi fa piacere sentire che insomma, anche in Exprivia si spostano gli orizzonti e si pensa al 2020 e che questo pensare al lavoro agile viene proprio da un'esigenza di business, in fondo, assolutamente anche da un'esigenza di business. E il discorso di cambiare, di ripensare al paradigma del lavoro e dell'organizzazione mi dà proprio il là per dare la parola a Giuditta Alessandrini, professore ordinario, dico così, visto che di pedagogia sociale del lavoro all'Università Roma III e anche presidente del corso di laurea in educazione degli adulti e formazione continua. E, io so che come dipartimento avete lavorato su un progetto di ricerca proprio su questi temi con un focus particolare proprio sugli aspetti formativi e quindi mi piacerebbe molto che ci desse qualche anticipazione e il suo punto di vista dal suo osservatorio particolare su questi aspetti della formazione anche declinati nel discorso degli aspetti generazionali che credo siano uno degli elementi più importanti di queste cose di cui parliamo. Molto bene, grazie, soprattutto grazie dell'invito a Paolo Iacci e alla presidente dell'IDP. Noi abbiamo anche un master in partnership con l'IDP da molti anni, un master appunto in blended learning, quindi già avanti sul piano dello smart working e proprio sull'area delle risorse umane. Allora, dunque, noi abbiamo iniziato un anno e mezzo fa una ricerca sugli aspetti formativi dello smart working e adesso mi viene in mente di chiedere anche ai nostri due vicini, insomma, di poter entrare in questa indagine. È una ricerca di tipo qualitativo, una ricerca descrittiva che sarà pubblicata nell'autunno prossimo. E non vorrei citare le aziende che hanno partecipato, però ci sono alcune aziende che in maniera molto chiara hanno diffuso le informazioni anche in altri ambiti, per esempio c'è il Politecnico di Milano, l'Osservatorio Smart Working che sta lavorando da tanti anni, c'è anche il ADAPT, quindi insomma sono aziende che ormai sono diventate le aziende leader nell'ambito di questa sperimentazione. Però vorrei, prima di rispondere alla tua richiesta, vorrei fare una piccola riflessione sulle parole di cui stiamo parlando, perché in effetti che vuol dire smart, che cos'è la smartness, perché nella contemporaneità l'essere smart o lo smartness è importante. È stata anche interrogata l'Accademia della Crusca per verificare qual è la terminologia italiana che è adatta a descrivere questo fenomeno e la risposta è stata lavoro agile. In realtà però nel concetto di smart c'è qualcosa di più, a mio avviso, e anche dall'idea che me ne sono fatta vedendo appunto e studiando insieme ad alcuni colleghi, tra l'altro abbiamo fatto fare anche delle tesi in cotutela, sempre con difficoltà notevoli anche per dare i dati, no? E per poter utilizzare in maniera esplicita tutto quanto queste aziende poi ci dicevano. Quindi ancora un argomento su cui, proprio perché c'è una complessità delle relazioni industriali, degli accordi contrattuali e via dicendo, quindi un argomento su cui talvolta c'è qualche riservatezza. Allora dicevo, credo che l'approccio più utile per noi è quello di definire la smartness come l'intelligenza, insomma è un modo di pensare o ripensare il lavoro in modo più intelligente. Dentro questa intelligenza c'è anche la dimensione che prima è stata sollecitata alla nostra riflessione benissimo da Spaltro, che è la dimensione emozionale, la soddisfazione del lavorare bene, con felicità, perché no, con rispetto del proprio bisogno di libertà, come dicevi prima, ma anche con l'opportunità di sviluppare un'attività di bilanciamento con la propria vita privata. E quindi questo va detto, quindi lavorare in modo più intelligente. Però bisogna anche dire un'altra cosa. Siamo di fronte, e mi pare che sia avvenuto ben chiaro da stamattina a tutte le tante relazioni che ho ascoltato, mi pare che sia ben chiaro il fatto che siamo di fronte a una mutazione genetica del lavoro. Mai come in questo momento siamo di fronte a questa mutazione
E qualcuno parla della seconda grande trasformazione che è iniziata già dal 2005 con la diffusione degli smartphone, dei tablet, con i device personali, anche con l'autorizzazione da parte delle aziende ad usare i propri device personali all'interno delle aziende. Credo che questo sia un elemento estremamente importante. Un discorso anche significativo che emerge dalla nostra indagine è che ci sono risultati positivi. In realtà la quota delle aziende che sta sviluppando in maniera strutturata insomma, un progetto di smart work non è ancora molto ampia. Chi parla dell'8%, recentemente l'indagine ISFOL arrivava al 12-13%, però i risultati sono tutti positivi, nel senso che quasi in tutte le situazioni c'è un aumento della produttività, un aumento del benessere percepito e soprattutto, la cosa che mi ha stupito, un aumento del senso di appartenenza. Quindi nel momento in cui si allentano le briglie rispetto ai modelli tipici della One Best Way, però di fatto si cementa l'appartenenza. Quindi questo è un dato assolutamente significativo ed interessante che ci stupisce. E forse quell'antinomia di cui si parlava anche prima, che è tipica poi dei grandi processi di trasformazione e di cambiamento come quello che stiamo vivendo. È indubbio che, come hai detto bene tu prima, si tratta di un percorso e non di un progetto. Bisogna leggere in un'ottica sistemica e le variabili fondamentali sono quelle degli spazi, delle tecnologie, degli aspetti legati alle risorse umane e degli aspetti legati alla cultura organizzativa. Quindi queste sono le quattro aree su cui bisogna lavorare in maniera coerente e congiunta, perché se si lavora solo da una parte, se si fa soltanto un lavoro di riconfigurazione degli spazi o di arricchimento dei device tecnologici e non si lavora sulla formazione o sulle regole delle risorse umane, si rischia di fare qualcosa che non ha ragion d'essere. Per quanto riguarda gli aspetti più significativi, almeno da quanto sta emergendo, sono tre gli elementi interessanti. Primo aspetto è la dimensione della community. Soprattutto quando si lavora con gli spazi, in genere le aziende che stanno sviluppando un approccio strutturato allo smart working sono in un momento anche di acquisizione di nuovi spazi aziendali, di ristrutturazione eccetera. Allora è fondamentale la dimensione degli spazi, perché si cerca di creare spazi che agevolino, incentivino proprio la relazione libera, anche il flusso di idee e di scambio insomma tra persone, anche attraverso quello che è stato detto, adesso non ricordo da chi, che è l'ibridazione delle famiglie professionali. Non ricordo, in una delle relazioni precedenti, quanto sia significativa anche per la crescita della cultura organizzativa la possibilità di un confronto tra famiglie professionali diverse. Ecco, quindi primo aspetto, dicevo, l'attenzione. Scusa, Spaltro direbbe una contaminazione positiva, no? Certo, definirebbe... per esempio c'è un'azienda che ma non solo una, più di una, che non dà più spazi fissi, no? Scrivanie fisse, ma addirittura degli armadietti dove le persone possono lasciare le loro cose personali e poi prenotano degli spazi di lavoro volta per volta quando sono in ufficio, poi hanno la possibilità qualche giorno al mese di rimanere nelle loro abitazioni a lavorare. E ci sono delle zone dove c'è un'ibridazione anche tra momento amicale e momento di loisir, diciamo, come può essere il mangiare insieme o il parlare di cose comuni e lavorare. C'è un'azienda che ha sviluppato anche delle cucine dove le persone possono riscaldarsi il loro pranzo e nel frattempo però continuare a lavorare, se devono lavorare o presentare delle slide o ragionare insieme. Ci sono delle concentration room dove la gente ne ha bisogno, casomai prima di una riunione importante, di avere un momento anche autonomo di solitudine, di pensiero, di riflessione, anche isolato acusticamente, anche questo è importante. Quindi è molto diverso il concetto da un open space destrutturato che era naturalmente ci ricorda il passato. Sono assolutamente convinta che non bisogna confondere lo smart working con il telelavoro, perché siamo veramente in un'ottica diversa, qualcuno ancora lo confonde. Allora, gli spazi, dimensione importantissima per creare community. Su questo discorso delle community vorrei rifarmi un pochettino a quanto ha detto prima Enzo Spaltro quando parlava di connettività.
Mi fa pensare anche al concetto di Lévy, il sociologo appunto di intelligenza multipla, intelligenza collettiva, o di Wenger, comunità di pratica. Insomma, sono tutte idee che in qualche modo fanno parte un po', o sono stati, come dire, degli enzimi delle scienze sociali recentemente, che hanno una certa rilevanza anche per poter immaginare un modo di lavorare diverso, più vicino alla persona. Non ci dimentichiamo poi che all'interno della parola community c'è munus, e non vorrei sembrare un pochettino, come dire, citazionista, ma munus vuol dire dono, regalo. Insomma, la comunità cos'è? È un posto dove ognuno cerca di regalare all'altro la sua esperienza personale, e questo scambio diventa valore, produzione di valore. Secondo aspetto, anche qui sembra retorica ma in realtà non lo è, la centralità della persona. Cioè, lo smart working sembra che agevoli, proprio perché, dicevo prima, aumenta il senso di appartenenza, aumenta il senso di soddisfazione, c'è la percezione da parte del soggetto che l'azienda, per usare la parola che ha detto la Presidente stamattina, ami questa persona, cioè che tenga conto degli elementi che sono importanti per questa persona. E anche qui credo che, al di là delle retoriche, diciamo, delle quali si è nutrita molto la letteratura delle risorse umane, c'è una nuova opportunità di rispettare quella dimensione che mi sembra Varchetta prima diceva, sottolineava, che era la dimensione della soggettualità, che è ben diverso, no? La soggettualità, quindi quella che noi possiamo anche definire dimensione antropologica, insomma, aziende a misura di uomo, a misura di donna. Ecco, poi non ci dimentichiamo che le politiche di conciliazione sono molto importanti, soprattutto poi per le donne. Terzo aspetto, la dimensione di cultura. Ecco, e qui diventa importante la dimensione formativa, perché attraverso la formazione, attraverso, diciamo, anche una formazione mirata come quella che in parte ho sentito anche raccontare dalle altre esperienze sullo smart working, si riformula, si riorganizza anche quell'insieme di artefatti, di valori condivisi, di tacit knowledge che fa parte, diciamo, che si identifica col collante, quello che tiene insieme poi le persone di un'organizzazione. Quindi questi tre aspetti sono importanti. Aspetti di criticità. Bisogna dirli, e naturalmente qui con molta sintesi posso accennare a qualcosa, e qui da un punto di vista più generale. È indubbio che ci sia ancora forte, soprattutto da noi in Italia, soprattutto, ma bisogna dire anche in Europa più che negli Stati Uniti, come è emerso anche prima, ci sia una dimensione di digital divide. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo un basso valore di laureati, siamo, diciamo, penultimi per quanto riguarda il benchmarking dell'OCSE, abbiamo anche un livello di cultura, come ci dice PIAC, la ricerca internazionale anche sulle capacità basiche di pensiero, siamo messi piuttosto male, perché abbiamo molte persone appunto che sono ancora a un livello veramente basso di capacità di ragionamento. E quindi il nostro capitale umano, per usare un termine che forse non è esatto usare in questo momento, il nostro capitale umano è basso e poco qualificato, a un basso livello, mediamente. Allora, come le aziende possono approcciare appunto le logiche progettuali di smart working, laddove poi queste idee possono approfondire il digital divide, per esempio anche nell'ottica dei più grandi e più giovani, no? Perché poi naturalmente queste competenze digitali hanno una maggiore diffusione nella popolazione più giovane, non solo nei millennials, poi dirò qualcosa se ho tempo anche sui millennials. Allora bisogna prestare molta attenzione, perché l'utilizzo di approcci di smart working non sia una ulteriore dimensione di creazione di disuguaglianza nell'ambito organizzativo, e quindi peggiori quella polarizzazione tra estremi che già è nella società e sta aumentando, non soltanto in Italia ma anche nel mondo. Oggi è stato citato Piketty, ma anche Deaton, insomma gli economisti dicono che, ahimè, anche laddove cresce il benessere economico la disuguaglianza cresce. La disuguaglianza è anche una disuguaglianza di skills, è una disuguaglianza di competenze digitali.
E allora attenzione, perché se poi entriamo, come dire, in una logica di applicazione, di sviluppo di questi progetti, un'ultima cosa, anzi due piccole cose voglio dire, i millennials, e naturalmente questo è un tema che è nato anche per dare spazio a questa generazione di nativi digitali che hanno un approccio individualista, quindi la soggettualità che viene potenziata nello smart working è vicina a questi giovani che sono individualisti e narcisisti, dicono le ricerche, però hanno una capacità straordinaria di mettere insieme la vita professionale con la vita personale, quindi vedono l'azienda come un social dove fare amicizie ma scambiarsi anche esperienze lavorative, quindi questo è un elemento molto importante. Le aziende che hanno bisogno di assumere millennials devono anche creare ambienti di lavoro che possono essere percepiti in maniera confortevole. Ultimissima cosa, dal punto di vista giuslavoristico, naturalmente non entro nel merito perché ci sarà un illustre collega che appunto interverrà dopo, vorrei dire solo questo, che il DDL Sacconi è interessante perché cita la questione della formazione in maniera specifica e soprattutto la certificazione delle competenze. Ci sono ancora passi avanti da fare perché sono gli emendamenti che proprio lunedì prossimo saranno discussi, però questa a mio avviso è la direzione giusta. Consentire appunto una formazione specifica che non è, ripeto, soltanto digital skills, pillole di digital skills, ma è anche formazione culturale, formazione manageriale, formazione che deve essere certificata. Ecco, se trascuriamo questo aspetto della certificazione delle competenze, anche entrando in questa appunto nuova grande trasformazione del lavoro, rischiamo di venir meno ad un diritto fondamentale che è il diritto all'apprendimento, che anch'esso è una cifra diciamo fondante della cosiddetta società della conoscenza. Grazie. Grazie, grazie. Sì, sicuramente gli aspetti formativi sono molto molto importanti, anche perché non ce lo siamo detti, ma nulla si può improvvisare in questo ambito e occorre una preparazione grandissima che passi necessariamente attraverso anche, grazie, questi aspetti della formazione, dell'informazione, della preparazione delle persone, non solo coloro che poi usufruiranno di questa modalità di lavoro, ma anche di chi poi dovrà trovare un modo nuovo, diverso di coordinare queste persone, di interfacciarsi, nuovi modi di collaborare. Mi è piaciuto molto nell'intervento della professoressa il discorso della mutazione genetica, no? del lavoro. In effetti è proprio così. Introduco un altro nostro relatore, che è Raffaele De Luca Tamaio, che è professore ordinario di diritto del lavoro all'Università di Napoli Federico II. Credo che fosse anche abbastanza inutile introdurla, perché è sicuramente un punto di riferimento in ambito giuslavoristico. Preparandoci un po' a questa tavola rotonda, l'aspetto più interessante effettivamente emerso e che è sotto gli occhi di tutti è un po' il fatto che stiamo assistendo a questa generale attenuazione dei caratteri distintivi tra lavoro dipendente, lavoro autonomo, forme nuove, diverse di lavoro e quindi quello che ci piacerebbe sentire proprio dal suo punto di vista è come tutta questa voglia di mettere in atto modalità nuove che viene dalle aziende poi si incastona in un contesto normativo che tra l'altro spesso e volentieri non ha delle direzioni così univoche come ci si aspetterebbe. Ci piacerebbe molto poter avere regole chiare, condivise, applicabili. Non è sempre così, ecco, quindi qual è il panorama in cui le aziende si muovono in questo senso? Grazie. Per rispondere alle sollecitazioni della nostra coordinatrice, vorrei partire da una prima considerazione di base. Quando parliamo di smart work, viene subito da pensare a come siano cambiate profondamente le coordinate spaziali e temporali
in cui si colloca la prestazione di lavoro. Il luogo di lavoro è disgregato man mano nel tempo. Pensiamo alla unicità e compattezza della fabbrica fordista, dove da una porta entravano le merci, dall'altra usciva il prodotto finito e al centro si sviluppava l'intero processo produttivo. Questa compattezza del luogo viene disgregata da una serie di fenomeni che nel tempo sono andati verificandosi fino appunto allo smart work, ma pensiamo semplicemente alla delocalizzazione, alle esternalizzazioni che appunto producevano uno spostamento del luogo di produzione altrove. Ma pensiamo anche a quello di cui parlavamo prima col dottor Mattio, la possibilità che in alcuni casi si verifica di uffici multisocietari, cioè degli uffici che vengono noleggiati, affittati da una pluralità di soggetti imprenditoriali. O ancora pensiamo alla fabbrica multisocietaria, all'interno dello stesso perimetro aziendale convivono, e questo ormai è una realtà da tempo immanente e diffusa, una serie di aziende con soggettività datoriale distinta ma che convivono all'interno dello stesso luogo. Pensiamo ancora alla somministrazione di lavoro, ai distacchi, dove appunto il luogo di lavoro è diverso dalla sede del datore di lavoro originario, fino ad arrivare allo smart work, che è appunto il punto terminale di questa frantumazione del luogo di lavoro. La frantumazione del luogo di lavoro e in qualche misura anche dell'orario di lavoro produce delle ricadute forti e problematiche sulle categorie del giuslavorista: autonomia, subordinazione. Il perimetro aziendale non è più il perimetro che delimita il potere datoriale, potere direttivo, disciplinare e di controllo. Insomma, ci sono tutta una serie di sollecitazioni nuove per il giuslavorista. Ma parliamo in particolare di quello a cui faceva riferimento lei, autonomia, subordinazione. Entrambe queste categorie che tuttora reggono e permangono, restano ancora il criterio selettivo di base per la fruizione delle tutele e delle garanzie del lavoro, ma il lavoro subordinato perde alcune delle proprie caratteristiche storiche. Sempre meno è una mera messa a disposizione di mere energie lavorative, sempre più si richiede all'interno del lavoro subordinato una responsabilizzazione, una creatività, sempre più, e questo è un fatto notorio, la retribuzione è commisurata a elementi variabili di produttività, di risultato e così via, tutti elementi questi che una volta erano caratteristici del lavoro autonomo. E viceversa, il lavoro autonomo sempre meno, pur continuando a palesare un'autonomia del lavoratore per quanto riguarda le modalità dello svolgimento del lavoro, ma sempre più è necessariamente ha la necessità di coordinarsi con un soggetto imprenditoriale, con un'organizzazione imprenditoriale. A parte le libere professioni, ma anche lì sempre più, noi abbiamo l'emersione di figure professionali dotate di know-how, di competenza professionale specifica, ma che non hanno la capacità di svolgere l'attività su un mercato diffuso. Devono necessariamente coordinarsi con i ritmi, con le caratteristiche, con le esigenze di un'impresa. E questo accostamento probabilmente riguarda anche i costi del lavoro. Noi siamo abituati a pensare che un collaboratore coordinato e continuativo costi nettamente meno di un lavoratore subordinato. Non è così, lo dimostrano statistiche. Per effetto della cosiddetta decontribuzione abbiamo che oggi il lavoratore dipendente assunto nel 2015, ma anche quello assunto nel 2016, quindi con la decontribuzione dimidiata, costa meno di un collaboratore continuativo e coordinato. Insomma, ai confini della subordinazione si affollano una serie di figure, di personaggi che tendono in qualche modo a entrarvi, qualche volta con successo, come sta succedendo per il lavoro etero-organizzato, cioè quel lavoro in cui è il committente a fissare i limiti di tempo e di luogo. Un altro elemento simbolicamente significativo di questo accostamento deriva proprio da questo dal disegno di legge governativo approvato il 28 gennaio 2016, che nello stesso disegno di legge disciplina o disciplinerà
sia il lavoro autonomo e sia il lavoro agile, cioè a dire una forma notoriamente di lavoro subordinato. Sullo smart work molto si è detto in questa tavola rotonda, quindi evito di tornare su definizioni, sulla semantica di questo termine. Probabilmente oggi le resistenze sono più dal lato imprenditoriale, ovviamente, proprio da quegli imprenditori che predicano flessibilità, necessità di organizzazioni più flessibili, ma che poi in qualche misura sono gelosi dei modelli, per così dire, verticistici o autoritari, almeno alcuni imprenditori. C'è qualche... Certo. Disciplina del lavoro agile. Qui è tutto da costruire, è tutto da scrivere. Il disegno di legge è ancora molto povero, diciamo la verità, e si muove ancora, anche questo il dottor Mattia probabilmente lo dirà, in un'ottica del paradigma del lavoro subordinato classico, laddove probabilmente occorre sviluppare la responsabilizzazione di queste figure. È difficile fissare un orario di lavoro o forme di controllo tecnico, tecnologico o quanto altro sul modello del lavoro subordinato, ancorché questa sia una figura di lavoro subordinato. Ci sono rischi di overworking e, per esempio, come sappiamo, in Germania alle 17 viene staccato il contatto, per cui più nulla può essere chiesto e più nulla può essere inviato dal lavoratore. Queste e tante altre soluzioni normative possono e saranno sicuramente adottate. A fronte del carattere profondamente innovativo di questa figura, sarei invece più prudente sulla novità dell'altro elemento che pure ci veniva sollecitato come riflessione, quello della sharing economy o dell'on-demand economy, cioè quel tipo di attività che sono intermediate da una piattaforma digitale, in cui c'è una piattaforma digitale che riceve le richieste del cliente e riceve la disponibilità del soggetto che lavora. Qui sono meno, mi sembra che tutto sommato questo fenomeno non cambi moltissimo rispetto agli storici e tipici fenomeni del Pony Express. Lì era la radiolina che faceva da intermediario, qui è una piattaforma, quindi l'efficienza di processo è tutt'altra, ma per quanto riguarda la qualificazione del lavoro non credo che cambi molto. Anche qui siamo in presenza, lo dice anche il disegno di legge, di fronte a figure tendenzialmente di lavoro autonomo, naturalmente diventano di lavoro subordinato se la piattaforma impone una divisa, una disponibilità temporale, la impossibilità di sottrarsi agli inviti e quanto altro. Lei faceva riferimento anche a questa ambiguità delle politiche legislative in materia. In effetti, sul lavoro autonomo noi assistiamo a due linee di politiche legislative abbastanza contrapposte. Da una parte il legislatore guarda ancora con molto sospetto al lavoro autonomo, teme sempre che non si tratti di lavoro autonomo genuino e che sia uno strumento, che il lavoro autonomo come le partite IVA siano uno strumento di elusione delle garanzie lavoristiche. A partire dal 2003 fino al 2015 il legislatore ha costellato la legislazione in una serie di presunzioni di subordinazione, sanzioni, conversione in rapporti lavoro subordinato. Ovunque vedesse qualche aspetto dubbio, il lavoro autonomo viene penalizzato in qualche misura, ma a fronte di questa linea probabilmente va valorizzata una linea opposta, quella che cioè prende atto che il lavoro genuinamente autonomo non è un lavoro necessariamente precario, sfruttato o abusivo, molto spesso, o almeno sempre più, rappresenta una scelta da parte del lavoratore, una scelta di libertà, una scelta. Il lavoratore autonomo non è vittima di uno sfruttamento, di una precarizzazione, ma sempre più appunto sceglie di essere, di lavorare in modo più libero, di essere valutato sui risultati, di avere possibilità reddituali e professionali maggiori di quelle che sono all'interno del lavoro subordinato caratteristico. Vorrei chiudere questo intervento dicendo che probabilmente i compiti della direzione del personale si dilatano in misura notevole. Se tradizionalmente il direttore del personale era alle prese con
il lavoratore subordinato classico doveva gestire questo. Oggi sempre più dovrà gestire il lavoratore agile, molto flessibile ma anche molto volatile in qualche modo. Gli autonomi integrati nell'impresa, che sono altra figura sempre in maggiore diffusione. Domani probabilmente i lavoratori della sharing economy o i lavoratori cosiddetti etero organizzati. Insomma, una platea molto vasta che sicuramente dilaterà i compiti, le competenze e le abilità della direzione del personale. Grazie. Grazie molte. Sicuramente lo spunto anche che ci dava inizialmente sugli spazi, il discorso degli spazi che abbiamo sentito anche dalla professoressa è molto importante, anche perché non è necessariamente detto che il lavoro agile, il lavoratore agile decida di lavorare da casa, assolutamente, quindi può farlo potenzialmente in qualunque posto. Ci sono già dei comuni virtuosi che si sono attivati, come il comune di Milano, che ha creato degli spazi di co-working che sono strutturati in maniera adeguata. Ci sono degli aspetti che qui sui quali sorvoliamo, che sono comunque importanti, che sono quelli legati poi alla sicurezza e tutta la parte di ancora zona un po' grigia di come applicare tutta la normativa legata alla sicurezza sul lavoro laddove la persona decide di andare a svolgere la sua attività, la sua prestazione in un luogo che non è sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Quindi anche qui vi lancio uno spunto che non approfondiremo oggi ma che è altrettanto importante e richiama anche poi il discorso della responsabilità e dello spostare alcuni elementi sulla persona stessa. Presento adesso il nostro ultimo relatore, che è un amico, è Roberto Mattio, che è direttore risorse umane e organizzazione di Pininfarina ed è anche presidente del gruppo Piemonte. E non solo, è anche membro di giunta in Federmeccanica, quindi revisore, ok. Hai comunque un osservatorio privilegiato in un settore hard, perché finora abbiamo parlato, se vogliamo, anche di realtà e organizzazioni in cui qualcuno potrebbe dire beh, grazie, Xprivia, realtà dell'IT o altre realtà, è facile, no? Quindi dal tuo punto di vista, come in effetti si sono mosse realmente le aziende anche nel territorio che tu conosci, di cui hai proprio il polso? E, ci sono, dicevamo, delle aziende che hanno buttato il cuore al di là dell'ostacolo e sono andate avanti pur in una incertezza normativa, altre, molte, sono in attesa, sono ferme in attesa. E non solo, quello che mi piacerebbe capire è anche quale, dal tuo punto di vista, l'approccio delle parti sociali, della controparte sindacale, che è un elemento altrettanto importante. Grazie, buonasera a tutti. In realtà il mio vero ruolo adesso è essere l'ultimo ostacolo prima della cena, perché ormai abbiamo fatto 6:30 e tutti non vedono l'ora, immagino, di andarsi a rinfrescare per poi andare a mangiare pesce sul lungomare. Quindi vedrò, vedrò di essere davvero sintetico per evitare di tediarvi. Dunque, in questi pochi minuti ultimi, che cosa vi vorrei dire? Allora, che innanzitutto lo smart working o lavoro agile, come abbiamo definito, in realtà non ha una definizione giuridica oggi. C'è un disegno di legge, di cui ci ha parlato prima il professor De Luca, c'è una proposta di legge, tra l'altro, dell'onorevole Sacconi, però non siamo ancora di fronte a un quadro normativo con delle certezze. In questo contesto cosa è successo? Che chi ha voluto iniziare a sperimentare l'ha fatto ovviamente con le proprie gambe, l'ha fatto anche un po' rischiando. C'è un interessante studio di ADAPT, che credo che conosciate, che è la rivista diretta dal professor Michele Tiraboschi, che tra l'altro collabora con noi come IDP, di febbraio di quest'anno, che ha fatto un'interessante ricerca di come lo smart working sia stato finora applicato in Italia, sia nei contratti collettivi che nei contratti aziendali.
La prima cosa da dire è che nei contratti collettivi non vi è praticamente riferimento allo smart working, salvo sulle forme flessibili di orario, che però forse in questo caso non sono proprio il tema che vogliamo approfondire. Mentre ci sono degli accordi aziendali che hanno incominciato a introdurre queste forme flessibili. Io vorrei entrare un po' nel terreno della concretezza con voi per dirvi come realmente funziona questo, se no continuo a parlare magari di cose teoriche. Allora, non sono molti gli accordi aziendali in Italia che lo trattano e quei pochi che ci sono sono per la gran parte nell'ambito del settore del credito e delle assicurazioni, quindi banche soprattutto e assicurazioni, poi qualche azienda del settore metalmeccanico, ne parleremo dopo, eccetera. Allora, qual è l'elemento iniziale? Che tutti nelle teorie, iniziando nelle premesse di questi accordi, dicono che il lavoro agile si vuole introdurre per semplificare la vita dei lavoratori, si vuole fare per diciamo, l'impatto sull'ambiente, evitare di prendere la macchina, di inquinare, di consumare, eccetera, eccetera. Quindi sono delle, e anche di permettere un'attività più agile e più snella per i lavoratori. Poi però vediamo che nel concreto vanno a disciplinare in modo molto serrato le modalità di svolgimento, quindi vuol dire che incominciano a dire attenzione, però il lavoro si deve svolgere con queste modalità, non in ufficio ma in altri luoghi, di solito a casa. Allora qua incomincia la confusione col telelavoro, voi sapete che dal 2004 c'è una norma in Italia, un accordo quadro sul telelavoro che disciplina, no? Come questo debba avvenire. Quello deve avvenire, il telelavoro, soprattutto con lavoro domiciliare, perché era previsto soprattutto a domicilio. Perché il domicilio del lavoratore? Perché non ha funzionato? Ha funzionato poco e male. Perché si caricavano sui datori di lavoro tutti gli oneri legati alla certificazione della sicurezza del luogo di lavoro, cioè del dipendente, con addirittura l'obbligo di produrre le certificazioni degli impianti elettrici, perché molto spesso si lavorava su computer o comunque su device, eccetera, che avevano la necessità di essere appunto certificati. Quindi con il potere ispettivo del datore di lavoro presso il domicilio del lavoratore per andare a verificare la congruità, complicatissimo, per cui praticamente non è decollato. Adesso lo smart working invece permette al lavoratore di, a differenza del telelavoro, di solo saltuariamente, occasionalmente, quindi non per l'attività principale dello svolgimento, della sua attività, di farlo in un luogo diverso, che può essere il domicilio, ma può essere un luogo terzo. Cioè, in teoria, io posso andare al mare con mio figlio, se ho un tablet o comunque una connessione che mi permette di lavorare da remoto, io posso farlo, ok? Questo è il grande passo avanti che questi accordi di cui sto parlando hanno introdotto. Poi però il tema è che si vuole comunque mantenere un controllo, quindi quello che diceva prima il professor De Luca viene fuori benissimo, cioè le organizzazioni vorrebbero adottare dei modelli snelli, poi dall'altro lato però sono preoccupati del controllo del lavoratore, perché sono terrorizzati dall'idea che il lavoratore gli lavori meno di 8 ore. Ma allora qua siamo all'incongruenza, perché se da un lato io ti lascio la libertà e quindi voglio lavorare sulla, diciamo, tua responsabilizzazione, sul tuo obiettivo, la correlazione retribuzione orario viene meno in quel caso, per cui bisogna incominciare a ribaltare il paradigma deve essere quello del lavoro a risultato. Io ti pago per la prestazione in base al risultato, non in base alle ore che tu mi hai prodotto. Il lavoratore che lavora quelle giornate di smart working può fare quello, può utilizzarla come meglio crede, va al mare, va in spiaggia, va a sciare col figlio, poi si ritaglia i momenti, alla fine della giornata ha prodotto comunque il risultato, non mi dovrebbe interessare come ha passato le sue ore. Il tema invece è che noi vogliamo continuare a mantenere un controllo da remoto sull'attività e questo è il problema, questo è il conflitto, no? che viene fuori da tutti gli accordi, notate, tutti questi accordi che sono stati esaminati, se avete voglia di darvi un'occhiata, se avete lo vedrete, quindi tra la tensione ideale e poi il risultato c'è questa divaricazione. Allora, se qua non ribaltiamo il paradigma e quindi non pensiamo di pagare per un risultato e non per le ore prestate, non riusciamo a vederne fuori, secondo me. Per cui tutti sono molto incentrati su questo aspetto dell'orario. L'altro tema è quello della reperibilità. Su questo si possono capire, si possono esserci delle condivisioni, nel senso che
quasi tutti gli accordi dicono però tu devi iniziare entro le 9 del mattino e finire entro le 18, in quella fascia temporale per o il 100% o il 75% in altri contratti devi essere reperibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi avere un telefonino al quale rispondere se io ti chiamo in quell'orario. Perché? Perché la prestazione può richiedere anche una correlazione con chi è in azienda, con il cliente, eccetera. Poi veniamo al tema della sicurezza sul lavoro, no? Quello è il grosso tema, perché poi come garantisco la sicurezza di un lavoratore quando io non ho il controllo del luogo in cui presta l'attività? Noi oggi nelle aziende siamo abituati a fare il documento della valutazione del rischio, analizziamo ogni singolo metro quadro dell'azienda e diciamo qua c'è questo rischio, ti formo su questo rischio, tu sei formato, sai cosa devi o non devi fare. Ma io non posso farlo in linea teorica quando il mio dipendente va in spiaggia perché decide di lavorare da spiaggia perché accompagna il figlio. Allora qua anche dobbiamo cambiare l'approccio, dobbiamo cominciare a pensare che in quel momento lì non valgono le stesse regole che valevano in azienda. Perché altrimenti noi non siamo in grado di, seguendo quella gabbia no, che hanno costruito le varie norme, da ultimo il decreto 81 del 2008, no, non possiamo replicarla. Bisognerà parlare anche con l'INAIL. Bisognerà parlare anche con l'INAIL. Vi faccio un esempio, poi vedremo lo specifico. Per esempio a Torino General Motors ha fatto nel 2015 uno dei primi accordi sullo smart working. In cosa consisteva? Consisteva nella possibilità per tutti i dipendenti di stare a casa un giorno al mese e di lavorare da remoto, a casa o dove voleva, comunque non in azienda. Sul problema ha funzionato, perché ieri parlando con il collega che ha introdotto questa regolamentazione mi ha detto che praticamente su 700 persone potenzialmente destinatarie di questa modalità hanno aderito praticamente il 90% in modo potenziale e una grossa fetta della popolazione è arrivata a utilizzare tra 8 e 10 giorni e circa il 25% meno di 3 giorni. Comunque è stato un successo perché tutti quanti in qualche modo l'hanno utilizzata. Però come hanno superato per esempio il discorso dell'infortunio sul lavoro? Che hanno considerato che qualora accada qualcosa durante quella giornata, esso non è infortunio sul lavoro ma è malattia. È comunque un modo per venire fuori dall'impasse. Lo so, la stessa reazione, il subbuglio che sento in sala è quello che ho avuto anch'io quando ho saputo di questa cosa qua, però siamo in assenza di una definizione normativa, quindi alla fine qualche decisione bisogna prenderla e loro hanno preso quella, giusto o sbagliata, condividendolo con gli istituti locali eccetera. Però il tema è che manca una definizione e non possiamo continuare a ragionare con le vecchie categorie mentali, quindi a ingabbiare un discorso di lavoro smart con un lavoro agile, no? con un lavoro di tipo subordinato tradizionale. Questo non è possibile, bisogna trovare delle soluzioni diverse. Ci sono contratti che prevedono altre formule, prevedono per esempio delle informazioni generaliste. Qualcuno dice addirittura se io ti do uno smartphone per lavorare, tu però non devi metterlo nell'acqua mentre sei da qualche parte, non devi metterlo vicino a fonti di calore. Beh, insomma, mi sembrano quasi delle banalità, no? È ovvio che queste cose non vanno fatte. Si scrivono delle regole, le si fanno sottoscrivere al lavoratore sperando che poi, nel caso in cui capiti qualcosa, si sia manlevati da responsabilità. Ecco, quella è tutta una materia che il legislatore dovrà dipanare, perché oggi è lasciata alla buona volontà delle parti, che non sapendo come fare si inventano le soluzioni anche più bizzarre. Il tema di fondo però, come vi ho detto, è quello del controllo. Quindi a me sembra che un pochino, se vogliamo fare un passo in avanti, sia quello di, da parte sindacale, per fare una premessa, volevo dirvi che il sindacato, a parte qualche obiezione che ha fatto, non è a priori contrario a discuterne. Federmeccanica mi diceva che hanno presentato ovviamente a Finfion Wilm le linee guida sul lavoro agile e mi dicevano non hanno trovato degli ostacoli di natura preconcettuale. Il timore è un po' legato ai temi della sicurezza, è legato ai temi
dell'orario, perché temono che surrettiziamente si estenda l'orario di lavoro con questa modalità. Quindi vorrebbero avere la garanzia delle 8 ore e non di più. Però non c'è stata, diciamo, al di là di qualche dichiarazione di principio, una avversione a discuterne, a portarlo a casa. Un'altra cosa importante è che quasi tutti escludono lo straordinario dalla giornata di smart work. Quindi quando si è in smart work sono pagate 8 ore, non di più. Qualche azienda del credito introduce il concetto dello straordinario, ma laddove la prestazione si è eseguita al di fuori del proprio luogo di lavoro, ma presso altre agenzie dello stesso gruppo bancario, ad esempio. Però questo mi sembra persino superfluo, perché si rientra nel concetto di trasferte, quindi non mi sembra che sia da segnalare. Quindi, se vogliamo arrivare a una conclusione, io direi, da un punto di vista generale, entrambe le parti, ma soprattutto l'organizzazione datoriale, deve incominciare a cambiare il modo di pensare. Cioè non deve pensare che il lavoratore che è fuori debba rispondere ai concetti tradizionali di orario, no? Perché se no siamo un po'... Mi ricordo quando si erano introdotte le forfettizzazioni degli straordinari, che si era deciso che si pagava un tot per evitare di pagare poi gli straordinari alle persone, no? Si aumentava il super minimo, si dava per una quota che si riteneva essere quella giusta per lo straordinario immediatamente fatto, dopodiché ci si dimenticava di controllare l'orario. Peccato che dopo un po' si sia tornato a controllarlo, facendo bollare i lavoratori forfettizzati in ingresso e in uscita, portandosi dietro cosa? Delle vertenze che facevano piacere probabilmente ad i legali, ai sindacalisti e ai lavoratori stessi, perché quando tu hai la prova provata che quel giorno hai lavorato magari 11 ore e ti hanno forfettizzato con 9, hai già la prova da presentare al giudice che 2 ore non ti sono state retribuite, quindi puoi chiederle. Ecco, allora mi sembra di ritornare a quel momento lì in cui da un lato volevi lasciare la massima libertà di espressione al lavoratore forfettizzato, tu non sei più controllato sull'orario, dall'altro però ti mettevo la timbratura per controllarti. Allora, qua siamo un po', no? Non vorrei che tornassimo a quella stagione. Quindi, secondo me, bisognerebbe in qualche modo che ci fosse uno slancio in cui si capisce che se decido di fare il lavoro agile, devo immaginare che la prestazione di quel lavoratore per quella giornata, quelle giornate, sia una prestazione a risultato. Mi dimentico della correlazione retribuzione ora, spazio, tempo. Me lo devo dimenticare. Perché se io vado su quella logica, allora è inutile partire con queste forme, perché comunque arriveremo a trovarci ingessati in sistemi di regole dalle quali non veniamo più fuori. Quindi secondo me il ribaltamento del paradigma è quello, e credo che tutti, noi per primi, noi come direttori di personale, quindi come chi opera in azienda, debba trasmettere questo tipo di concetto, anche perché la parte sindacale lo comprende, altrimenti sarà difficile arrivare a un risultato. Grazie. Grazie, io poiché sono un inguaribile ottimista, penso che se facciamo come dice la nostra Presidente, che facciamo sentire alle persone che le amiamo, smetteranno di pensare di farci causa per 2 ore di straordinario non riconosciuto. Però forse sono troppo ottimista. Bene, io credo che abbiamo raccolto da tutte le nostre testimonianze degli spunti molto, molto validi, e ringrazio tutti, ringrazio Paolo che ci ha parlato, ci ha lanciato questo discorso della fiducia a prescindere, ringrazio la professoressa Alessandrini che ci ha parlato dell'importanza della formazione e, se posso dirlo, credo che tutti questi spunti che ci ha dato possano essere ritrovati, ampliati in una recente pubblicazione, un libro che è uscito quest'anno, tra l'altro, su un nuovo manuale per l'esperto dei... Ecco, perfetto. Ringrazio il dottor Favuzzi, perché ci ha fatto capire che ci sono delle realtà altamente innovative che allungano l'orizzonte temporale e stanno ragionando veramente sul cambiamento delle modalità organizzative
perché comunque porta, fa bene al business e fa bene alle persone. Ringrazio il professore perché anche se insomma ci ha detto che siamo destinati a dover ampliare il nostro raggio di responsabilità e di azione, quindi non è che ci abbia dato proprio questa notizia entusiasmante, ma effettivamente sarà così. E ringrazio Roberto che ci ha dato dei dati molto concreti su quello che sta avvenendo anche a livello contrattuale. E so che siete lì, che state per scappare, mi piacerebbe molto che se avete qualche domanda ai nostri relatori la faceste, non voglio per forza obbligarvi, penso che sia un tema molto interessante, non so se c'è qualche... Basta domande, Filippo? No? Abbiamo... Solo un'osservazione in tutto questo, che è vero che c'è il concetto di fiducia che l'azienda deve dare alla persona, ma dall'altra parte c'è un concetto che non è emerso ma deve emergere, a mio modo di vedere, che è la responsabilità della persona nel ricevere la fiducia e nel portare a compimento i risultati e quindi gli obiettivi che l'azienda gli dà. Sì, questo è fondamentale. È proprio un cambiamento culturale di tutte le parti. Questa è la base. Io penso che se partiamo con un'iniziativa del genere perché siamo convinti che le nostre persone possano farlo. Io non penso che nessuna azienda partirebbe se pensasse che le persone a cui dà questa opportunità non siano in grado di rispondere in quel senso, se no non parte. Io credo, nella mia esperienza non lo farei mai, se avessi il timore che qualcuno non è in grado di ricevere la fiducia che gli do. Dopodiché però se gli do fiducia devo anche aspettarmi che me la ripaghi. Basta che io dia dei risultati, abbia un sistema di monitoraggio dei risultati. E magari non sarà sempre semplice, ovviamente non si può adattare a tutte le forme di lavoro e organizzative, e ci mancherebbe. Però se io sono in grado di assegnare degli obiettivi, dei risultati, di controllarli, allora unito alla fiducia che io ripongo nelle persone... Se no, diversamente torniamo a quello che dicevo prima, allora non cominciamo neanche, perché se noi non abbiamo questo senso di fiducia nelle persone, cade tutto il castello, non, no? Che dice? Deve essere un patto, uno scambio, fiducia, risultati e responsabilità, facciamo un patto. E poi vedremo i risultati alla fine, però come dicevo prima bisogna costruire un piano, un programma delle performance, delle prestazioni che sia corretto, che sia continuo, che sia anche tra capo e collaboratore di assoluta fiducia, trasparenza e di interscambio, perché sappiamo che i capi quando vogliono, non è che fare la prestazione, la valutazione delle prestazioni è la cosa che gli piace di più, il capo di solito in prima fila quando deve dare l'aumento, quando c'è un problema è una cosa del personale, la conosciamo la storia, non è una novità, ecco. No, scusate, un'osservazione velocissima, come Quadrifor, le osservazioni che stiamo facendo noi e anche con l'Università Roma 3, con la professoressa Alessandrini, io credo che una questione che sia dirimente anche rispetto a questo tema è che lo smart working non è che riguarda le persone, riguarda i ruoli, no? Quindi non è che si analizzano quali sono le persone che possono andare in smart working, si analizzano quali sono i ruoli per i quali deve essere previsto lo smart working. A questo punto diventa un problema, e qui capisco tutte le osservazioni che sono state fatte anche precedentemente, sui mal di pancia dei manager, no? Che dicono in questo modo tu mi stai restituendo tutto il problema della gestione delle persone, compreso, che ne so, Mario che non è facile da gestire, mentre Paolo è molto più facile da gestire, quindi io vorrei mandare smart working Paolo e non Mario. No, è il ruolo, no? E quindi è la volta buona che i capi cominciano a fare i capi veramente. E quindi la formazione manageriale diventa rilevante. Bisogna anche aiutarli, ecco. Bisogna aiutare anche i capi in questo passaggio difficile. L'empowerment va fatto anche nei loro confronti, perché se sappiamo che ci sono le persone che il confronto lo rifuggono perché hanno proprio difficoltà relazionali, deve essere anche la nostra funzione
a mapparli e a cercare di fare un percorso anche per loro mirato che gli consenta poi di affrontare il collaboratore quando c'è un problema di valutazione di cosa, senza mal di pancia, sempre da rimandare, oppure non dirgli completamente niente, firmare, ah no, ho accettato. Poi spunta il collaboratore o se ne va, perché poi la persona sta anche nell'azienda con il capo con cui sta, se sta bene sta bene, se no a un certo punto cambia strada. Se posso permettermi, allora io credo che in questa fase di avvio sia anche giusto rimarcare la responsabilità in capo ai lavoratori e anche, siccome comunque bisogna partire da alcuni, è vero questo discorso dei ruoli, però anche all'interno dei ruoli c'è un problema di seniority, no? Per cui si può partire dal seniority maggiore e quindi non allargarlo a tutti. Allora, in questa, noi partiamo con una modalità nuova che ha mille insidie, che però ha anche mille opportunità. Allora, io credo che in questa fase, alla partenza, i singoli lavoratori ammessi nel tempo, per, diciamo, in modo incrementale, all'utilizzo dello smart working, devono essere molto motivati e far capire anche che poi se questa cosa va bene, ne ho riflesso per tutta la popolazione aziendale, per l'azienda. E ovviamente qual è il pericolo? Tutti quanti ne sappiamo, quell'uomo diciamo, è un animale che cambia, si adatta, ma poi incamera facilmente il cambiamento. No? Allora il problema è se questa opportunità, con tutte le misure che le inseriamo, se poi domani mattina diventa una cosa di fatto che non controlliamo più dal punto di vista delle performance, che lo diamo per diritto acquisito, questo sarà un percorso difficile. Ecco perché secondo me le persone che entrano in questo programma devono essere fortemente motivate sul campo organizzativo e di paradigma che lo smart working porta, secondo me. Ma noi siamo coraggiosi e andiamo. Certo. Grazie. Non ne amo bacio fuori, naga, come queste dice a casa, fare comandare un servitore. Non mandare canotte ole, naga, giù mandato io, oggi penso le parole. Non ne amo bacio fuori.